Oggi video molto speciale, non l'ho mai fatto prima d'ora sul canale ed è stata una super idea che ha avuto la mia amica Nicole, quindi Kiss & Makeup 01, poi vi lascio nell'info box link al canale e link al suo video, perché proprio questo video sarà una collaborazione a distanza, è la prima volta che faccio una cosa del genere, ma quando me l'ha proposta mi è piaciuta tantissimo l'idea e quindi non vedevo l'ora di registrare questo video e fare questo esperimento che praticamente consiste in uno scambio. In questo caso, quindi per questo primo esperimento, ci scambieremo definitivamente due borse di Gucci che non vi spoilero, non vi anticipo perché vedrete. Quella che io invierò a lei direttamente nel suo video e quella che lei invierà a me direttamente dopo la metà di questo video, perché io lo sto cominciando oggi, però in realtà non lo pubblicherò finché non riceverò il pacco che mi invierà lei. Solo che appunto ho deciso di iniziarlo già oggi perché sto per andare a spedire invece la borsa che le invierò io e oltre alla borsa ho pensato di approfittare dell'occasione visto che probabilmente fino a dicembre quasi non ci vedremo, perciò voglio approfittare di questo video per inviarle anche il regalo che le avevo preso per il compleanno e anche due altre cosine che di nuovo non vi spoilerò, tanto magari si intravedranno tra poco quando inizierò a impacchettare, a preparare tutto e andare verso la posta, che appunto però non c'entrano niente in sé con il video, ma sono dei pensierini che vorrei mandarle. Non so, quest'idea penso che lei l'avesse vista dal canale Fly with Stella, spero di averlo pronunciato correttamente perché io non lo seguo, ma mi pare che mi avesse detto così. E in quel caso forse si scambiavano due borse Chanel, noi invece avevamo due borse di Gucci di cui volevamo sbarazzarci o comunque che non utilizzavamo quanto avremmo voluto e quindi abbiamo deciso di scambiarci quelle. Comunque, prima di metterci a impacchettare tutto e dirigerci in posta, ricordatevi come sempre di lasciarmi un like se questo video vi è piaciuto. Se non foste ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. E poi, se vi va, nell'info box c'è il link per seguirmi su Instagram. Tutte le volte che devo fare dei pacchetti regalo, questa scena si ripete. Ho addirittura due pinzatrici e entrambe senza puntine, quindi dovrò usare lo scotch. Comunque ho già preparato tutti i pacchettini, regalino numero 1, regalino numero 2 che è da parte di Nio, Tiffany e Moiki per tutti gli altri loro amici pelosi, regalo di compleanno di Nicole e la borsa dello scambio che però non vi faccio ancora vedere perché in realtà la vedrete poi appunto nel video di Nicole, mentre nella seconda parte di questo video vedrete quella che lei ha inviato a me e che quindi abbiamo scambiato. E poi sempre da inviare c'è anche il pacco Tiffany. Vero amore, vuoi essere inviato anche tu a Trieste insieme a tutto il resto? Sto cercando di allestire una postazione improvvisata per registrare il messaggio vocale di accompagnamento del regalo, insomma, una sorta di sì, un bigliettino vocale, diciamo. Penso che qui possa andare bene. Ora mi sono studiata 10 volte cosa dire. Bravo Moiki che sei arrivato anche tu. Però sono già sicura che quando accenderò dovrò rifare 1000 volte, come tutte le volte. Mamma, quando si apre la fotocamera frontale del cellulare, mi prendo sempre un colpo perché mi rivedo e non è il massimo. Mi sembra anche che ci sia l'inquadratura tutta storta. Mi sa che sarebbe stato meglio fare un bigliettino classico scritto, invece di questa idea del video che non so se possa essere stata così geniale, ecco. Ciao tesoro! Ok, ho già sbagliato perché mi ha distratta Moiki, va bene, riproviamo. Ciao tesoro, questo è un video bigliettino di accompagnamento. Credo di essermi dilungata troppo come al solito, quindi adesso andrò a cercare di editare questo video e lo metterò su una chiavetta USB che poi posizionerò sopra a tutti gli altri pacchettini, così da sperare che la trovi per prima e quindi veda il messaggio in anticipo e non dopo, che sarebbe abbastanza inutile come cosa. Notare che sto addirittura tagliuzzando il video con iMovie perché è venuto di 4 minuti e 22, quindi tipo penso che le passerebbe la voglia di guardarlo probabilmente. Decisamente non sono portata
usata per i bigliettini animati, meglio quelli scritti. Tantissima a trasferire tutto sulla pennetta USB, alla fine l'ho ridotto ed è venuto 2 minuti e 01. Perfetto, trasferimento completato. Adesso l'attacchiamo a uno dei sacchettini e andiamo a spedire tutto. Usi alternativi dei prodotti trovati nel calendario dell'avvento. Ho fatto tipo 3 nodi a questo fiocchettino e c'è attaccata la chiavetta USB. Speriamo che la noti subito. La metto proprio sopra a tutto. Di essere riuscita ad incartarlo molto bene, spero che arrivi tutto integro. Adesso devo solo mettere il bigliettino con l'indirizzo, tra l'altro io di solito è una cosa che faccio a computer, però lo saprete già dal vlog dell'altro giorno, perché sicuramente sarà uscito prima quello di questo video. La mia stampante in questi giorni ha deciso di non collaborare, quindi scriverò a mano. Tempo di fare quello e poi andiamo a spedirlo finalmente. Il pacco è pronto, già caricato in macchina. Io comunque sono arrivata adesso alle poste, quindi finalmente, visto che il pacco è pronto e sono tipo le 5 di pomeriggio, andiamo a spedirlo. Vorrei fare spedizione a un giorno perché voglio che lo riceva il prima possibile. Ma non ci potete credere, sono arrivata a casa adesso, sembrava una congiura praticamente. Sono entrata in posta, avevo davanti 8 persone, una cosa del genere, e quindi sono riuscita a spedire solo adesso. Praticamente sono andata lì che c'era ancora luce, sono uscita che era buio e per di più stava per chiudere, però vabbè, in teoria ho fatto la spedizione a un giorno, quindi parte domani e dovrebbe arrivarle dopo domani. Perciò la stessa cosa dovrebbe succedere con il mio pacco. E adesso sono quasi più emozionata di vedere quale sarà la sua reazione quando riceverà quello che le ho spedito io, piuttosto che di vedere il mio pacco in sé. Lo sapete come sono fatta, è la stessa cosa che mi succede sempre quando faccio i regali. Comunque noi ci rivediamo tra qualche giorno per l'unboxing finale. Dopo vari imprevisti, vicissitudini eccetera, ce l'abbiamo fatta. È passato un po' di tempo da quando avevo registrato la prima parte del video, che tanto voi avrete appena visto, perciò sono ancora più ansiosa di spacchettare tutto con voi, perché il pacchetto appunto è lì ormai da qualche tempo e non vedevo l'ora in realtà di fare questo video. Infatti ve l'avevo già anticipato tipo 3 settimane fa addirittura in un vlog, dicendovi uscirà brevissimo. Poi appunto è passato un pochino più del previsto, però adesso ci siamo, è il momento. Sono munita di forbici e andiamo a spacchettare. Qui ci sono tutti i 1000 sigilli di garanzia, che tra l'altro Nicola ha messo benissimo. Io ogni volta ho delle difficoltà incredibili, mi si rovinano sempre, ma va bene. Stavo già rischiando di aprirlo al contrario, comunque dovremmo esserci, quindi 3, 2, 1 e tada! No, ok, niente effetto sorpresa, l'ha imballato veramente benissimo. E la borsa è qui all'interno. Nel suo video sicuramente avrete visto tutta la preparazione del pacchettino. E aspettate, perché mi ha scritto che all'interno della borsa, a parte che mi ha mandato questo bigliettino bellissimo di Coco Chanel con scritto: ciao tesoro, eccoti la tua nuova borsetta Gucci, spero che ti piaccia, ti abbraccio forte forte Nicole. E poi nella dust bag mi ha messo anche lei una pennetta USB, quindi adesso recupero il computer e andiamo a vedere insieme cosa c'è all'interno. No, sono troppo emozionata, poi io adoro le sorprese, i bigliettini, cioè sono cose, non lo so, carinissime. Comunque andiamo a vedere insieme il suo messaggio. Dedica Chiara, appunto MOV è il nome del file. La mia era sicuramente molto più lunga, quindi vi avviso già, e anche molto meno professional. Lei l'ha fatta bellissima, già lo vedo. Ok, sono emozionata, andiamo a sentire cosa mi ha detto. Ciao tesoro, che strano è mandarti un video messaggio invece dei soliti messaggi vocali su WhatsApp. Sono molto contenta di fare... Allora, intanto saluto anche tutti i tuoi follower. Ciao ragazzi! Sono super contenta di fare questo video con te. Finalmente facciamo un video in collaborazione, anche se non riusciamo ad essere vicine per farlo, ma abbiamo comunque escogitato qualcosa di interessante, quindi sono contenta. Spero di vederti presto, mi raccomando, vieni presto a trovarmi a Trieste, organizziamoci che mi manchi. E questa è la tua borsetta, la tua nuova borsetta, che spero ti piacerà. Fammi sapere, sono super emozionata, non lo so, di solito non sono così emozionata quando filmo, ma per mandarti questo video messaggio sono super in palla, quindi spero che ti piacerà. E vado a spedirtela subito
adesso e volevo mandarti comunque questa video dedica per che tu troverai quando aprirai il pacchetto. Quindi spero che ti piaccia. Ti mando un bacio grandissimissimissimo, mi raccomando, vieni a trovarmi presto qua a Trieste, organizziamoci in qualche modo, e un bacio anche a tutti i tuoi follower. Ciao ragazzi! No vabbè, mi sono emozionata tantissimo, ma anche a me è successa la stessa cosa, cioè quando stavo registrando, voi forse l'avrete visto ma forse no perché avrò dovuto per ovvi motivi tagliare, però era venuto anche molto lungo perché continuavo ad agitarmi, a tremare, non riuscivo a parlare, è stata una cosa difficilissima quando in realtà appunto, come dice anche lei, ci sentiamo spessissimo tramite messaggi vocali, ci chiamiamo, quindi non è che era una cosa, cioè era proprio mandare un messaggio alla mia amica, ma fatto sotto forma di video mi ha sconvolta, ero tutta agitata, infatti non avevo acceso le luci e non ho pensato nemmeno di salutare chi stava guardando il suo video perché ero troppo così, cioè non sapevo più cosa dire, ma va bene, direi che è il momento ufficialmente di scoprire che borsa abbiamo scambiato. Questa qui è appunto quella che aveva Nicole e che d'ora in poi invece avrò io, e 3, 2, 1 e da-da! Nicole ha deciso di fare lo scambio con la Dionysus ed è appunto il modello più piccolo rispetto a quella che avevo io, ma per me questa qui è sicuramente la dimensione più giusta, a parte che posso usarla con la doppia tracollina, quindi magari riesco a farvela vedere indossata. È proprio la dimensione giusta per me, il modello più grande è effettivamente troppo grande, cioè c'è sempre quel rischio che corro tutte le volte con le borse quando sono decisamente enormi, che sembra proprio che la borsa stia portando in giro me, invece con questa qui non corro rischio, oltretutto io la adoro, infatti gliela invidiavo tantissimo perché sapete quanto amo il giallo e soprattutto questa punta di giallo secondo me è perfetta sia in questo periodo, quindi autunno-inverno, perché comunque è un giallo non troppo sparaflesciante, però allo stesso tempo va benissimo sicuramente anche in estate. Poi la chiusura è quella classica, proprio uguale alla mia, ma anche perché a parte la dimensione il modello in sé è fatto allo stesso modo, quindi è semplicissimo, con il doppio logo ovunque e l'inserto appunto in vellutino giallo, si apre così e all'interno c'è di nuovo questo dettaglio in giallo, perché qui sotto praticamente c'è un altro scomparto un po' più piccolino che appunto è coperto da questa parte gialla, e poi all'interno sicuramente questa è meno capiente della mia perché per ovvi motivi è più piccola. Mi pare che nella mia ci sia un ulteriore, sì, c'è un ulteriore divisorio, ma perché è il modello più grande, però secondo me questa qui riesco a sfruttarla decisamente di più, non solo per il colore ma proprio per il fatto della dimensione, quindi sono super super contenta. Poi è tenuta veramente benissimo, spero che in videocamera si stia vedendo, cioè noi siamo abbastanza simili su questa cosa e molto spesso mi capita quando devo comprare qualcosa di nuovo, anche quando Nicole sta acquistando qualcosa di nuovo, ci sentiamo, ci scambiamo consigli o le chiedo un'opinione, insomma ci piacciono queste cose e penso proprio che nel tempo si sia capito. Infatti lei ha preso la felpa di Balenciaga per il suo compleanno, lo so, l'avrete visto nei video dei regali, e mi aveva detto che l'aveva vista ancora disponibile in poche taglie, quindi anch'io me l'ero presa. Poi quando mi è arrivata non sono stata a farvela vedere perché una volta che l'ho provata la vedevo troppo troppo over, so che magari non l'avrei messa tanto, quindi l'ho rimandata indietro. Però capita veramente spessissimo che abbiamo appunto questi gusti simili se non uguali e quindi ci scambiamo opinioni sulle cose. Io sono troppo troppo contenta di essere riuscita a registrare questo video e a fare questo scambio, non vedo l'ora di usarla, la vedrete prestissimo anche nelle stories o nei vlog. E la cosa che mi rende ancora più contenta è proprio di essere riuscita a fare questo video perché mi sono sentita molto più vicina a Nicole, non come se fosse a Trieste, però è stato proprio particolare, emozionante, penso che si sia capito sia adesso che addirittura mentre lo stavo preparando, cioè ci tenevo veramente tantissimo e sono stra felice di essere riuscita a registrarlo, sono felicissima dello scambio. Insomma era un video che non avevo mai fatto, però questa idea mi è piaciuta subito appena me l'ha proposta, proprio perché sapevo che mi avrebbe regalato delle belle emozioni e spero in qualche modo di averle trasmesse anche a voi. Ora incrociamo le dita che anche la mia le sia piaciuta e che le siano piaciuti insomma tutti i vari regalini che le avevo messo nel pacchettino, che ovviamente erano un surplus e erano anche
collegati al fatto che è stato il suo compleanno, quindi ho approfittato della cosa, ma sì, penso di avervelo già detto, quindi direi che smetto di parlare, corro a vedere il suo video, ve lo lascio ovviamente linkato nell'info box, anche in fondo a questo, non lo so, ve lo metto qui da qualche parte, insomma, così andiamo a scoprire insieme se la mia sorpresa le è piaciuta, spero tantissimo di sì. Io comunque smetto di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!